Oddio, falgavia col seggiolino? Ma erano in due bambini, eh. Ah, erano due, c'era anche uno davanti. Sì. Mamma mia, cioè, spero per lei che non arrivi fino in cima o potrebbe essere un problema. Ma non penso. No, anche perché non è che avesse una bici, mi sembra molto adatta per fare la salita del Gavia con il seggiolino dietro e il seggiolino davanti. Però oh, se ce la fa, complimentoni. Bene, mega sincro di 5 telecamere. Ma la Sony è accesa? Mi sembra che non... Sì. Ah no, aspetta. Ok, perché le ho schiacciato prima il tasto, devo aspettare che si caricasse. Bene, abbiamo cambiato le batterie, torniamo su dal pezzettino di lato trentino che avevamo fatto. Comunque le montagne qua sono veramente alte. Sì. Un giorno andremo, faremo tutto il Trentino e torneremo dall'autostrada. Dai, speriamo. Di qua, sì, di Maro. Sì, sì. Deve essere quello laggiù. Siamo quasi arrivati. All'alba delle 19:30. Bene. Non andiamo al passo Mangen, così torniamo a casa presto. Yeah! È che se partissimo alle 8 al posto che partire alle 10. Ma non ce la facciamo. Non è che non ce la facciamo, è che ho dovuto prenderti a calci per tirarti giù dal letto. Ma non è vero, ho pure messo... Ma dai! E tu pensa che ho avuto anche la forza di mettere la sveglia. Sì, che hai spento. No, ne ho messe due, una alle... Una l'ho messa alle 8 e una... Alle 7:40, non mi ricordo. Boh. Mi fai conto che ho lavorato 15 ore e ne dormite 6. In effetti è un buon ritmo. E allora adesso? Devi seguire per passo del tonale, porca puttana. Deserto pure qua. Sì, beh, non mi sembra mica troppo posto. Qua, giusto? Sì, passo del tonale. Meanwhile. Sì, no, la cosa che dice Luna è che ci sono dei palazzi effettivamente che stonano molto con... Mamma mia. Il concetto di montagna che perlomeno noi abbiamo, ecco. Sono inguardabili. C'è anche questi, mamma mia. Sì, diciamo che quando si dice montagna non penso a dei palazzi così. Cioè, alcuni sono carini, però alcuni, tipo quei tre là dietro, sono veramente dei mostri di cemento. Cioè, ma poi cos'è sta roba qua? Questo qua mi sembra che sia un monumento per i caduti di guerra, ma non vorrei dire una stronzata. Zona sacra, sacrario militare del Tonale, infatti. Boh, comunque sembra la Statua della Libertà. Adesso si torna in Valcamonica e prima di andare via però ci fermiamo un attimo qua in un piazzale che, anche se il paesaggio non mi dà grandi emozioni, voglio vedere cosa si vede dal cielo con il drone. Quindi ci fermiamo qua, non c'è in giro nessuno, e lo facciamo volare.
Bene Fanz, abbiamo fatto volare il drone e adesso proseguiamo e andiamo a fare il gavia. Sono sincero, vedendo le riprese dal telefono, cioè niente di eccezionale. Sta esterna. Comunque dobbiamo imparare il concetto di esterno e interno, perché un giorno o l'altro sennò mi campi per terra. Esterno è quello verso i campi, interno è quello verso il centro. È chiaro. Attenzione! Quanta criminalità con questi sorpassi! Guarda! Guarda tutto riposare! Insieme! In fila! Ma proprio a bordo strada devono mettersi, che passano le macchine. E magari è l'unico posto che è pianeggiante. Vabbè, potrebbe anche essere. Poi stanno lì tutte unite perché così si scaldano. Ci sono 23 gradi andando in moto, figurati stando ferme al sole, però. È dritta la telecamera? La mia? La mia dietro al culo? Sì, cioè no, nel senso che... Sì, il palo è dritto, la telecamera no. Ah, si è stortata? Sì, tutta in giù. Eh no, era dritta in teoria. Ah no, pensavo che l'avessi messa lì apposta così. No, direi di no. Beh, penso che vada bene lo stesso. Sì, però si vede il palo, mentre se sta dritta il palo è sotto e viene nascosto. Ah. Bene, dopo questa incredibile conversazione di scienza, attualità e politica, siamo quasi arrivati al bivio per andare al gavia. E siamo arrivati al gavia, cioè al bivio, cioè sì, cioè dobbiamo girare a destra. E cioè adesso devo spostare quella roba e mettermela in testa. Oddio, fa il gavia col seggiolino? Ma erano in due bambini, eh. Ah, erano due, c'era anche uno davanti. Sì. Mamma mia, cioè, spero per lei che non arrivi fino in cima o potrebbe essere un problema. Ma non penso. No, anche perché non è che avesse una bici, mi sembra molto adatta per fare la salita del gavia con il seggiolino dietro e il seggiolino davanti. Però oh, se ce la fa, complimentoni. Non fatevi ingannare dal primo pezzo di asfalto che è relativamente bello, perché man mano che si sale diventa sempre peggio. Una vera merda. Però di contro il paesaggio in cima al gavia è uno dei più belli che ci sono qua nel nord Italia, secondo me. Luna, cosa ne pensi? Sì, molto bello. Sempre di grandi parole, grandi spiegazioni. E adesso, per adesso non mi viene in mente te. C'è tipo lo stadio bello, però non ha il paesaggio bello bello come il gavia. C'è tipo il Nivolé, è uno dei più belli. Vuoi mettere a mangiare qua? Wow. Sì, ma non andare al di là delle moto. Non andare al di là delle moto. Ma cosa vuoi che succeda? Ma stai qua! Oh, ti devi calmare. Infatti, dopo cadi giù. Ma dove? Ma guarda, sono 6 metri. Sì. Cioè, guarda che spettacolo. Cioè, neanche mia madre mi rompe così il c***o. Non mi interessa, non andare così vicino. Puoi scendere che mangiamo qua? Sì, va bene, ma tu piuttosto andiamo là che c'è un po' di... Ma cosa c'è il parapetto? Ci sediamo lì a mangiare? Sì. Meglio di così cosa potevamo volere? Che schifo. Beh, comunque Luna, cosa vogliamo dire? Bellissimo, bellissimo. Bene fans, con questa vista pazzesca, le moto parcheggiate e la panchina per mangiare, vi salutiamo, che appunto adesso prepariamo i panini e mangiamo. Meanwhile. Mi stavo fermando per cambiarla, per togliere la 360 dal culo. Ah. Sei stata dietro per tutta la strada? Perché ho visto un rettilineo, volevo sorpassarti. Vabbè, fermati qua avanti dove c'è la prossima curva. Qua? No, sì. Sì, dai, va bene. Che poi mi spieghi perché ti stai girando quando eri già nel senso giusto di marcia? Bastava che ti accostavi così. Perché c'eri tu?
Ogni tanto fai delle cose che non capisco. Guarda questa funzione grandangolare, come si, come riprende tanto. Wow. Così normale, così con lo zoom. Wow. Pazzesco.